Eccoci con le breaking news dal mondo evangelico. Torna il notiziario ADI. Vi diamo il benvenuto alla nuova edizione e in apertura il nostro giornale vi propone un anticipo del programma del prossimo convegno pastorale nazionale ADI. Buon ascolto! È in corso la raccolta delle adesioni del corpo pastorale ADI per il prossimo convegno pastorale nazionale delle Chiese Cristiane Evangeliche Assemblee di Dio in Italia. Un momento importante per tutti coloro che condividono la conduzione spirituale di chiese, gruppi, missioni e altre attività di cura pastorale. Il tema dell'incontro è lo Spirito che viene da Dio, tratto dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, verso 12. Quale gradito ospite, come predicatore per i culti serali, il pastore Larry Henderson, direttore delle missioni per l'Europa delle Assemblee di Dio degli Stati Uniti d'America. L'incontro si terrà presso il complesso Next di Capaccio Pestum, in provincia di Salerno, e prevederà un primo culto serale mercoledì 24 aprile. Giovedì 25 aprile si terrà un primo studio biblico e a seguire delle sessioni amministrative. Come per il mercoledì, anche la sera di giovedì 25 è previsto il culto aperto anche ai credenti locali. Venerdì 26 aprile seguiranno altri due studi biblici per concludere la giornata con il culto serale. Sabato 27 sarà il giorno di chiusura dei lavori del convegno, con un culto previsto alle ore 10. Da parte del Consiglio Generale delle Chiese ADI giunge l'invito alla preghiera per il buon esito di ogni attività prevista per questa occasione. La redazione del notiziario ADI seguirà l'appuntamento con interviste e servizi direttamente dal convegno. Rientriamo in studio per seguire un commento della nostra redazione sulla Giornata Mondiale della Salute. Linea alla redazione. La Giornata Mondiale della Salute è una giornata mondiale di sensibilizzazione celebrata ogni anno il 7 aprile con il patrocinio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché di altre organizzazioni collegate. L'occasione offre la possibilità di celebrare la salute, intesa come diritto umano, ricordando ai leader mondiali che la salute è una priorità e non una formalità. La salute umana è un argomento troppo ampio per essere descritto in una sola giornata. Ecco perché la Giornata Mondiale della Salute lancia nuovi messaggi ogni anno, come del resto fanno altre campagne di questo genere. Per il 2024 l'attenzione è posta alla pericolosità di insetti, tra cui mosche, zecche e zanzare, in quanto agenti patogeni di pericolose malattie. Si chiamano arbovirosi le malattie tropicali trasmesse principalmente dalle zanzare e anche lo European Climate Risk Assessment ha messo in guardia sulle nuove epidemie. Sfogliando le pagine della Parola di Dio, la Bibbia, leggiamo come 3 delle 10 piaghe d'Egitto videro protagonisti proprio degli insetti, prima le zanzare, poi le mosche velenose e ancora in seguito l'invasione delle cavallette. Era la punizione inflitta da Dio al faraone per non aver lasciato libero Mosè e gli ebrei di uscire dall'Egitto. La salute fisica è importante, ma quello che più conta per i cristiani è la salute spirituale. Quest'ultima viene preservata per mezzo dell'ubbidienza agli insegnamenti delle Sacre Scritture, abbandonando il peccato e la ribellione verso il Signore, riconoscendo che per la redenzione dell'uomo Dio ha mandato Gesù come prezzo di riscatto per l'umanità. Chiunque riconosce Gesù come personale Salvatore e Signore non perisce, ma può vivere pienamente la propria salute spirituale. Il fine ultimo di questo benessere spirituale è l'eredità della vita eterna con Cristo Gesù. La prevenzione della nostra salute spirituale passa per la preghiera e la lettura della Bibbia, insieme a una vita di progressiva consacrazione che ci aiuta a debellare l'insidia delle piaghe del peccato e della corruzione morale e spirituale che ne deriva. Riprendiamo il nostro collegamento perché siamo alle prese con un nuovo termine. Burnout o sindrome da burnout, un termine nuovo per la nostra lingua, adottato negli ultimi tempi, ma certamente non nuovo per la lingua inglese.
Burnout è un termine di origine inglese e letteralmente significa bruciato, esaurito o scoppiato. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il burnout è una sindrome derivante da stress cronico associato al contesto lavorativo che non riesce ad essere ben gestito. L'OMS definisce il burnout come un fenomeno occupazionale derivante da uno stress cronico mal gestito, ma specifica che non si tratta di una malattia o di una condizione medica. Questa sindrome, molto più frequente di quello che pensiamo, ha dei sintomi molto riconoscibili. E, contrariamente da quello che potremmo immaginare, colpisce persone di tutte le età e in modo particolare i giovani. Gli effetti che produce possono variare dall'apatia, demotivazione, senso di colpa, assenteismo, cinismo e può sfociare fino alla depressione e all'infelicità. La lista dei sintomi è certamente più lunga di quanto abbiamo elencato, ma il quadro è molto cupo. Va detto che anche quanti lavorano in ambienti con finalità diverse dal lucro non sono esenti da questa sindrome. Coloro che avvertono questa condizione sono provati dallo stato di pressione continua esercitata a volte dalla forte competizione che si crea negli ambiti lavorativi. Altre volte la competizione non è solo con gli esseri umani, ma perfino con le macchine che mettono a rischio le nostre competenze. Pensiamo ad esempio all'intelligenza artificiale. Dobbiamo fare molta attenzione. Dobbiamo vegliare attentamente sulla nostra mente, evitando di scrollare le spalle, pensando tanto a me non può capitare. Invece molti si ritrovano intrappolati senza saperlo, come avviene per un insetto avvolto lentamente da una impercettibile ragnatela che finirà per stritolarlo. Spesso proviamo il forte senso di responsabilità che ci spinge a far bene il nostro lavoro, a svolgere la nostra attività al meglio, magari compensando la carenza di fondi, di persone o di visione che talvolta condiziona la nostra attività lavorativa, a lungo andare determina un crollo, un esaurimento e finisce per bruciarci. Abbiamo bisogno di coltivare altri aspetti del nostro essere. La nostra anima è preziosa e ha bisogno di essere curata con cose ben diverse dai beni materiali. Abbiamo bisogno di staccare la spina, di trovare rifugio nel perseguire il bene dell'anima e del nostro spirito, che sono componenti nobili della persona, a volte molto trascurati. Una fede ben indirizzata è un toccasana dell'anima. Ben indirizzata significa una fede non campata in aria, su emozioni o superstizioni, ma sulla solida base delle sacre scritture. Nel Vangelo troviamo un versetto bellissimo, in Marco capitolo 6, versetto 31. E Gesù disse loro: «Venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco». Difatti, era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Questo versetto ci descrive quanto Gesù, nonostante uno smisurato senso di responsabilità nei confronti di un'umanità sofferente, nonostante la nobiltà dell'impegno dei suoi discepoli, ritenesse necessario che i suoi discepoli staccassero la spina, diremmo oggi, si disconnettessero dalle continue richieste e dalle necessità che continuavano a pressare la loro vita. Era un'azione necessaria per il bene dei discepoli, ma anche per il bene di coloro che erano l'oggetto delle loro cure. Quanta sapienza e quanta profondità possiamo trovare nella parola di Dio. Con questa ultima notizia si conclude questa edizione del Notiziario Adi, che potete già riascoltare in podcast su Spreaker.com, sui nostri profili social di Facebook e YouTube e anche attraverso l'app gratuita Adi DMRT, con cui avrete inoltre a disposizione i contenuti evangelistici di Adi Audiovisivi e potrete ascoltare dappertutto anche Radio Evangelo. Altri contenuti sul sito www.assembleedidio.org. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo al prossimo numero del Notiziario Adi, l'attualità della parola di Dio nelle notizie di tutti i giorni.